Bene ragazzi, mare mistero. Questo mondo è particolarmente rognoso, intanto toglie il tornado. Ah, questa soundtrack, quanto l'adoro. E la soundtrack si chiama Ice Cream Island perché il gioco in cui debutta è Kirby's Night, è Kirby's Adventure, e guarda caso viene suonata nel mondo Ice Cream Island il secondo. Quindi la soundtrack rimane, il nome della soundtrack rimane quello, capito? Ora qui ci sono questi anemoni che non mi ricordo il nome, ma c'erano anche in Kirby e l'oscuro disegno, che è stato il primo gioco di Kirby a cui ho giocato. Ecco, qui il primo tesoro, ragazzi, facciamo veramente tanta attenzione perché è quasi impossibile recuperarlo. Qui sotto. Lì, vedete? Vai, 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 vai. Nuota, bravo Kirby! Che non è facile prendere lo sto tesoro. Andiamo, vai. Ok, adesso qui dobbiamo semplicemente uscire. E comunque mare mistero, ragazzi, sì, ci avete azzeccato. Sarà un mondo quasi prevalentemente subacqueo. Quindi abilità come spada, parasole e un martello, cioè le uniche tre che funzionano sotto l'acqua, saranno utilissime. Beh, uniche tre no, poi vedrete cosa c'è anche. Qui intanto assorbite uno di questi nemici per prendervi l'abilità granata e tirate una bomba qui oltre gli spunzoni per aprire un tunnel segreto dove ci troveremo il secondo tesoro. Ora l'ultimo ce l'avrà lo Squeak, che dovremmo affrontare come al solito. Vai, riprendiamoci granata. Wow, doppia esplosione sincronizzata. Ecco qui, allora buttate via granata e prendetevi fuoco. Kirby, trasformati in fuoco. Vai, è toccato, ma non si trasforma. No! E che caspita? No! Dai! Minchia, quanto ci hai messo! Vabbè. Potevo farlo molto più rapidamente, ma ovviamente... Ecco, vai. Mettiamolo qui all'angolo e torturiamolo adesso. Potevamo già essere al prossimo livello a quest'ora. Ma niente! Solti colpi di sculo. Certo che ci ha messo per trasformare. Ecco, è diventato rosso, ma vabbè. Fatto fuori prima di... che si incazzasse veramente. Ora però, ragazzi... bisogna eliminare tutti gli Squeak nella tana, ecco, non è necessario. Non è sufficiente eliminare il capo. Vai. Facciamo finire questo livello adesso. Mamma mia, potevamo già essere al successivo, invece guardate, è per Kirby che non si trasforma nonostante tocchi l'abilità di copia. Ma siamo appena a 3 minuti, dai. Spray bianco, un altro spray, cos'è? L'invasione degli spray. Cambiamo colore. Questo qui, bianco. È simile a neve, solo che è completamente bianco, piedi compresi. Ok, stella warp. E andiamo sulle nuvole. E ci abbiamo raccolto un'abilità metallo. Ora, usatela quando ve lo dirò io. Aspettate qui. Vedete c'è una corrente lì sotto? Ecco. E qui adesso dovete usare metallo. Sarete lenti sì, ma intanto immuni alla corrente. Ecco, e qui c'è il primo tesoro. Certo, ci vuole un po' però. Dai. Ecco fatto. Ora saliamo molto lentamente. Ecco, sbarazziamoci dell'abilità subito, che tanto è di intralcio. Oh, ruota! Grazie al rotolo ruota, se passiamo sopra il fuoco, ruota di fuoco! E potrà anche cancellare le nuvole. Come sapete, come avevo detto all'inizio, una delle abilità di ruota era per l'appunto cancellare... una delle abilità di fuoco, scusate, era appunto cancellare le nuvole. Ah, mamma mia, ora qui è dura affrontare questo boss con ruota. Finirebbe... ma come si fa? Ti piace il gioco sporco, eh? Vai. Ah, nel momento in cui si vira, è vero. Con ruota si è vulnerabile nel momento in cui si fa la virata. Guarda come gli piace starsene lì tutto in alto al sicuro. Ah, ecco. Vai. No!
E si è bloccato di nuovo, ragazzi. Io veramente basta. Cioè, riprenderemo da dopo aver sconfitto questo boss. Alla prossima.